Cellulite, ritenzione idrica, pelle a buccia d'arancia. Spesso tendiamo a confonderle. Quasi tutte le donne ne soffrono e quasi tutte le donne la odiano. Nel video di oggi vado a esporvi brevemente la mia routine super efficace per migliorare otticamente all'istante problemi come cellulite, ritenzione idrica o buccia d'arancia. Ciao, sono Ambra e benvenuti o bentornati nel mio canale. In uno degli scorsi video vi ho mostrato all'interno di un video haul contorneato da make-up, creme e cremine una serie di prodotti per l'attacco alla cellulite e molte di voi mi hanno chiesto di parlare di quale sia la mia routine, di parlare soprattutto anche dei risultati che riesco a ottenere con una routine di questo tipo. Quindi all'interno di questo video voglio raccontarvi quali sono gli step, i vari passaggi che faccio per migliorare esteticamente le mie gambe, per minimizzare gli aspetti caratteristici di pelle a buccia d'arancia, ritenzione idrica, e sono tutti passaggi semplicissimi che però funzionano e funzionano alla grande. Sappiamo infatti che sulla cellulite c'è soprattutto un fattore genetico, quindi ereditario. Ecco perché alcune donne anche molto magre ne soffrono a discapito di altre. Sappiamo anche che la massa grassa di un corpo è la situazione ideale dove si può formare la cosiddetta cellulite. Quindi la grande premessa che voglio fare al video quando si parla di panniculopatia ed ematofibrosa, che poi sarebbe il nome tecnico della cellulite, si parla in realtà di un discorso molto molto ampio che contiene al suo interno un sacco di cause e variabili di diversa natura. Detto questo, non sto a ripetervi quanto sia importante se volete intraprendere adesso, che è il periodo più giusto perché iniziamo a spogliarci, un percorso di lotta alla cellulite o alla ritenzione idrica o alla pelle a buccia d'arancia, spesso sono infatti confuse, facendo un'alimentazione più corretta, evitando cibi troppo salati o cibi troppo zuccherati e soprattutto quanto sia importante bere acqua, soprattutto ancora lontano dai pasti. Fatto anche un buon allenamento in termini sportivi, questo è fondamentale per tonificare le gambe e appunto andare a bruciare quella massa grassa che crea questo aspetto proprio non piacevole sulle gambe e predispone anche le cellule a trattenere più acqua. A proposito, il mio fisioterapista mi ha sempre raccomandato di non correre per la cellulite perché la corsa può peggiorare la cellulite creando dei microtraumi nel momento stesso in cui si va a correre. Effettivamente posso dire che ho notato anch'io che un allenamento più mirato sulle gambe, con magari dei pesi, aiuta non poco a migliorare l'aspetto delle gambe stesse, a renderle più lisce e più toniche. Poi sulla cellulite o sull'aspetto della pelle a buccia d'arancia influiscono anche fattori di natura circolatoria, linfatica, ormonale. Influisce anche lo stress, per fare un esempio, pensiamo ai picchi glicemici scatenati dello stress. Insomma, in questa situazione complessa però possiamo fare qualcosa a livello cosmetico, a livello di trattamento estetico e vado a elencarvi finalmente la mia routine. Io d'inverno vi premetto che non faccio nulla, quest'anno non ho neanche fatto sport e le gambe sono un po' così ondulatorie. Già dopo 8-10 giorni, dopo aver iniziato questa routine, vedo i miglioramenti. Quali sono gli step di questa routine? Il primo è sicuramente una, due volte a settimana per almeno 2 mesi, dedicarmi un fango corpo. Ora, ne ho provati diversi e soprattutto i celeberrimi fanghi d'alga guam, che effettivamente sono molto buoni, ma costano uno sproposito. Negli ultimi anni sto acquistando solamente questi di Geomar, sono un'alternativa più economica ma molto efficace. Questo è un fango scrub, anche se non noto l'azione scrubbante, ma è un fango che applicato regolarmente con un trattamento che va da un mese a 2 mesi, una o due volte a settimana, poi seguite le indicazioni, effettivamente già dalle prime applicazioni vedete un miglioramento nell'aspetto delle vostre gambe. La pelle risulta più compatta, più tesa, più soda. Questo è un ottimo prodotto, soprattutto come rapporto qualità-prezzo, perché funziona, anche se non fanno miracoli i prodotti di questo tipo. Questa è la premessa che ormai taccio perché la do proprio per scontata, però a livello estetico e superficiale la differenza dopo aver applicato un fango si vede e mi trovo bene con questi. Circa 2-3 volte a settimana, insomma, prima di entrare in doccia, ho la buona abitudine di fare uno scrub. Ora, io sto utilizzando questo, è uno scrub lusso, diciamolo, ha un costo di un certo tipo, nonostante riusciate a comprarlo spesso anche con gli sconti. Questo è uno scrub eccezionale. Sono 700 grammi, quindi non è poco. Devo dire che ha un'azione fantastica. Il brand è Espa, un brand specifico che nasce per l'utilizzo all'interno delle spa ed è uno scrub al sale ad azione anche detossinante. È un ottimo scrub, contiene anche un olio che lascia le gambe belle idratate. Scrubba molto molto bene, lascia la gamba più liscia, più distesa, libera dal
dalle cellule morte. È un prodotto che sto utilizzando in questi giorni, è un prodotto fantastico, ma se non avete intenzione di spendere per uno scrub specifico, potete riprodurre a casa il vostro scrub a costo zero con ad esempio dei fondi di caffè. L'altro scrub che spesso mi diletto a fare a costo zero in casa è quello con lo zucchero di canna, magari miscelato a un pochino di miele, un pochino di yogurt, insomma, per allungare la faccenda. Si può fare ad esempio anche uno scrub anche con del bicarbonato di sodio mischiato a qualche goccina di acqua. Insomma, l'importante in questa routine alla lotta contro la cellulite è proprio anche fare uno scrub, che è utilissimo per togliere le cellule morte, quindi già farvi percepire la vostra pelle più sana, più liscia. Lo scrub è anche fondamentale perché ha già una buona azione, seppur molto superficiale, sul microcircolo, che sappiamo essere il processo interessato nel momento in cui poi si forma la cellulite o il ristagno di liquidi. E lo scrub diventa anche fondamentale per togliere appunto tutti quei residui di pelle morte, quindi far penetrare meglio nello strato dell'epidermide, quindi lo strato più superficiale della pelle, dove poi lavorano tutti i prodotti, tutte le creme o sieri che andiamo a mettere. Lo scrub appunto agevola la penetrazione degli attivi della crema che andremo a mettere dopo. Quindi passaggio fondamentale nella mia routine è sicuramente lo scrub. Di solito lo vado a realizzare prima di entrare in doccia, prelevo una bella quantità di scrub e inizio a passarla sulle gambe. Mi concentro nella zona del ginocchio per poi risalire, mi concentro anche sul gluteo e ovviamente anche sui fianchi. I massaggi che vi consiglio di fare sono quelli che ci applica anche il professionista, quindi pensiamo all'estetista, quindi massaggi circolari facendo un minimo di pressione e soprattutto massaggi dal basso verso l'alto, quindi sempre dal ginocchio risalendo. Un'alternativa validissima allo scrub, che fa in questo caso un massaggio un po' più profondo, è una spazzola come questa. Queste spazzole sono abbastanza economiche, sono strumenti basici molto semplici, ma aiutano tantissimo su due fronti. Il primo, grazie a queste setole, in questo caso una spazzola 100% naturale, molto molto ben fatta, è andare a togliere tutti i residui di pelle morta, quindi anche questa si comporta e svolge la stessa azione di un vero e proprio scrub. Questi gommini invece vi regalano una sorta di massaggio a pressione utilissimo per attivare il microcircolo sulle vostre gambe e soprattutto nei fattori legati la ritenzione idrica. Sappiamo che aiutare ad attivare il microcircolo anche attraverso un massaggio con uno strumento di questo tipo è importantissimo. Questa spazzola potete usarla anche tutte le sere per farvi un massaggio, magari prima di coricarvi, risulta anche molto molto rilassante. Io la utilizzo a secco, in alternativa potreste usarla anche con un olietto. La userete sempre ruotandola in modo circolare, in questo modo salendo dal basso verso l'alto. Creme, sieri, anticellulite. Se leggete la letteratura scientifica vi accorgerete che sembra quasi vi stiano vendendo una truffa. Ora, io voglio basarmi solo sull'esperienza diretta, su quello che vedo su di me, e vi garantisco che, sebbene in superficie, le creme aiutano. In questo caso, oggi qua con me ho semplicemente quella che ho in uso al momento. Questa crema, che vi lascio giù in info box, mi è risultata molto interessante per vari aspetti. Quindi aveva un ottimo prezzo rispetto alle creme anticellulite in commercio. Di lei mi ha colpito il fatto che anche nel claim non prometteva il miracolo. Il claim di questa crema non dice, come le altre in commercio, la cellulite è una malattia ma grazie a me riuscirai a sconfiggerla. No, il claim di questa crema diceva: con l'uso di questa crema vedrai sulla parte superficiale della tua pelle un netto miglioramento, le tue gambe o il tuo gluteo insomma sarà più levigato, più omogeneo e anche nutrito. Una crema infatti tutta in uno, è anche una crema idratante. Un prodotto di questo tipo mi piace molto, lo trovo molto onesto nel momento in cui mi dice: io non te lo faccio il miracolo, sono in grado, sono un prodotto cosmetico, però se mi applichi tutti i giorni l'aspetto superficiale della tua pelle apparirà più teso, più liscio, più tonico. Quindi nella mia routine, dopo i fanghi, lo scrub 2-3 volte a settimana e la spazzolina quando mi ricordo, ma sarebbe meglio farla ogni sera. C'è sicuramente anche una crema specifica anticellulite che io applico dal ginocchio in su, poi andando anche sui glutei ovviamente e sui fianchi. Questa è la crema appunto di Mio's Ring to Fit ed è molto interessante la lista ingredienti di questa crema. Contiene infatti tanti degli attivi che dovete andare a ricercare qualora siate alla ricerca, per l'appunto, scusate il gioco di parole, di una buona crema anticellulite. Al primo posto nella lista ingredienti di questa crema, ad esempio, c'è l'aloe. Abbiamo dei burri e degli oli idratanti, perché questa è una tutto in uno. Abbiamo
visto, oltre che una serie di attivi mirati per contrastare appunto la cellulite: mentolo, caffeina, limone, estratti di tè verde, quinoa e quant'altro. Quindi questi erano i passaggi della mia routine contro la cellulite. L'altro consiglio che vi darei è quello di fare l'ultimo risciacquo sotto la doccia con un bel getto di acqua fredda, anch'essa è utilissima per attivare il microcircolo. Bene ragazzi, io spero che con questo video possa esservi stata utile, o comunque, tanto so già che sono tutte cose che già sapevate, di avervi dato quella grinta per iniziare anche a prenderci cura di noi, quindi di non abbandonarci sul divano magari con il pacchetto di patatine e l'estate, ad iniziare magari a fare una routine complessiva per notare un miglioramento nelle nostre gambe, sperando quest'anno di poter scoprire anche in spiaggia. Io vi ringrazio di essere state in mia compagnia, se il video vi è risultato utile non scordate di lasciarmi un like, noi ci vediamo alla prossima, il mio augurio è sempre uno e uno solo, non scordate di starmi bene.